Ed eccoci a un'altra puntata di Linea Diretta. Come sempre mi fa molto piacere coinvolgere anche i nostri collaboratori e abbiamo qui uno dei più grandi anche in senso di età, Paolo Merello, che proprio ieri ha compiuto 68 anni. Ciao Paolo, tanti auguri! Ciao Paolo, grazie, ti ringrazio, grazie per i complimenti. Allora, intanto è un piacere averti come collaboratore perché sei un grande appassionato di calcio e quindi sono molto contento che tu possa girare per noi sui campi. Ecco, partiamo proprio dalle partite che hai visto quest'anno. Cominciamo dalla prima categoria, girone B. In questo momento ci sono in testa Ampi, Superba, Voltrese, Caderissi. Ecco, sono queste secondo te le squadre che potranno vincere il campionato? Sì, guarda, io quest'anno ho visto solo una partita del girone B Margalli con il Toriglia, penso che sarà una di queste squadre che vincerà il campionato, una di quelle che hai detto tu. Altro da dirti questo, non so perché non ecco, guardando un attimo la classifica, vedo che c'è in fondo la Cugornese, so che è una squadra diciamo, che sta cercando di comprare dei giocatori per poter risalire. Certo, andiamo invece in prima categoria, girone C, qua ci sono due squadre che hanno fatto il vuoto, Borzoli e San Cipriano. Senz'altro sarà una di queste due squadre a vincere il campionato. Per il secondo posto, la quinta squadra dovrà cercare di riuscire a stare nei 7 punti perché sennò non potrà partecipare, a mio parere. Penso che fino alla Sampierdarenese, che è in classifica a 15 punti, tutte possano partecipare ai play-off. Ci metterei anche la Campese che andrò a vedere domenica col Fegino. In coda vedo Fegino che ha solamente 6 punti con 6 pareggi, però ha un girone finale, cioè delle partite alla fine pazzesche perché devi giocare con Borzoli, San Cipriano, Sampierdarenese, perciò vedo Fegino male se non fa dei punti. Certo, invece in seconda categoria, girone C, è uno dei campionati più appassionanti perché ogni domenica praticamente cambia la capolista, in questo momento c'è l'apparizione, ma ci sono tante squadre in grado di vincere, secondo me. Ma sì, ti dico, guarda, io ho visto sia l'Apparizione sia Lido Square, sono due belle squadre, non ho visto il Vecchio Castagna e il Pieve e penso che anche loro potranno dire la loro. Considererei anche il Borgo Incrociati di Bennati che ha degli infortuni, ha dei giocatori di categoria come De Maria Testasecca e penso senz'altro, vedo bene anche il Borgo Incrociati quando questi giocatori si riprenderanno. Certo, scendiamo invece in seconda categoria, girone D, qua hai seguito molte partite, c'è una Corniglianese che è in testa alla classifica, ma tante squadre come Rossinonese, Mele, Chesmaia, Pontecarrega, il Masone che in questo momento è un po' attardato, che potrebbero dire la loro. Ma guarda, io ti dico, ho visto quasi tutte le squadre di questo girone, senz'altro, pur avendo la vista perdere con la Rossiglionese, la Corniglianese per me è la squadra più forte. Però come ci sta la palla rotonda, ho visto bene anche il campo Ligure a bordo, la Rossiglionese, il Mele non l'ho ancora visto, lo andrò a vedere domenica. Direi anche attenzione allo Stemaia, perché sul suo campo è molto forte, ha anche perso, ha pareggiato 2 partite, gli avversari hanno pareggiato al 95esimo in recupero. Lo Stemaia l'ho visto nella prima partita con Campo Ligure e Borgo, ha perso 4-1, però penso che i giocatori in quella partita lì sono andati un po' fuori di testa. Un'attenzione anche allo E Stemaia. se mantengono la calma sono un'ottima squadra. E chiudiamo invece con la seconda categoria, girone E. Anche qui hai visto una partita, però se non sbaglio era proprio la partita clou fra Atletico Casarsa e Cornia. In questo momento sono loro che stanno inseguendo il Valle capolista. Sì, guarda, ti direi, ho visto due belle squadre, sia il Cornia sia l'Atletico Casarsa. Il Valle non l'ho visto, anzi andrò a vedere poi quando ho tempo un'altra partita di questo girone. Direi sono due belle squadre, Atletico Casarsa e Cornia, però penso che se la giocheranno il Valle, che è primi in classifica, il Cornia e l'Atletico Casarsa. Le Perfetto. altre non lo so. Allora, ultima domanda più personale, cosa ti ha spinto, insomma, a tornare sui campi per collaborare con noi? Una grande passione, immagino, no? No, sì Paolo, è una passione iniziata così per caso, se tu ben ricordi ti avevo mandato una fotografia, poi di lì abbiamo incominciato. Mi fa piacere andare sui campi di gioco,
gioco trovo la maggior parte delle persone disponibili a tutto, e mi fa piacere stare con i giovani, perciò finché posso vado volentieri a vedere le partite e collaboro molto volentieri con te, che sei una persona squisita, e anzi merito delle persone come te, perché il campo... E certo, e poi so che sei sempre molto gradito sui campi, quindi la gente è contenta di vederti sui campi. Ti ringrazio, ti auguro buon lavoro, ci sentiamo presto. Ciao Paolo. Ciao Paolo, grazie, un saluto a tutti. Ciao, ciao.